Qualche giorno fa l'ANSA ha pubblicato questo titolo. L'ipotesi di Riemann è uno dei sette problemi del millennio, ovvero sette problemi di matematica che non hanno ancora trovato una soluzione. Per ognuno di questi problemi c'è $1 milione in palio per chi li risolve. Quindi la loro soluzione non è né banale né facile, tutt'altro. Qualcuno ha davvero dimostrato l'ipotesi di Riemann? No. Anche se nel titolo c'era scritto sì, in realtà non è così. Nessuno ancora ha dimostrato l'ipotesi di Riemann. Ma c'è un ma. Per scoprirlo, ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in pillole. Oggi parleremo di matematica. Perché è così importante l'ipotesi di Riemann? È vero che la sua dimostrazione è difficile ed è per questo che si trova nei sette problemi del millennio, ma in realtà c'è anche un'altra motivazione per cui si trova nei sette problemi del millennio. E questa spiegazione è la sua connessione con i numeri primi, che sono importantissimi per noi. Li usiamo per esempio nella crittografia, nei computer quantistici e non solo. Quindi, se riuscissimo a dimostrare che l'ipotesi di Riemann è vera, riusciremo a dimostrare qualcosa sui numeri primi. Ma cosa? E soprattutto, cosa sono i numeri primi? I numeri primi sono dei numeri molto particolari perché sono divisibili solo per se stessi e per uno. Esempi di numeri primi sono 2, 5, 7, 13 e così via. I numeri primi sono gli oggetti più misteriosi della matematica. Abbiamo detto che i numeri primi sono 2, 5, 7, poi c'è il 13 e poi il successivo quando è che si trova? E poi dobbiamo fare ogni singolo calcolo per capire se un numero è primo o meno. Ovvero dobbiamo effettuare tutte le prove per poter capire se un numero è primo. Per esempio, per capire se 29 è un numero primo, dobbiamo dividere 29 per tutti i numeri precedenti e vedere se è divisibile per qualcuno di questi. Con numeri piccoli è molto facile, ma immaginate fare con numeri oltre i 10 milioni, 20 milioni, richiede uno sforzo computazionale non indifferente. Ed è per questo che sarebbe utile poter pensare di prevedere il prossimo. È impossibile, perché noi non abbiamo nessuna conoscenza sui numeri primi che ci dica come questi sono distribuiti. Qualcuno nel corso dei millenni ha provato a capire l'andamento dei numeri primi. Uno di questi è Gauss. Gauss è un genio della matematica ed è uno di quelli che ha provato a studiare i numeri primi. Cosa ha fatto? Ha preso un numero molto molto grande e ha visto tutti i numeri primi prima di esso e ha provato a disegnare una curva dell'andamento di questi numeri primi. Nel corso dei secoli i matematici non si sono solo preoccupati dei numeri primi, ma hanno fatto anche altri studi. Sulle serie, per esempio, sembra un argomento totalmente diverso dai numeri primi, ma ci arriviamo tra un secondo al collegamento tra i due. Cos'è una serie? Una serie è una somma infinita. Per esempio, se io prendo 1 e gli sommo 1 all'infinito, quindi 1 più 1 più 1 più 1 più 1 e così via, a un certo punto otterrò un numero sempre più grande. E quindi si dice che questa serie divergerà, ovvero tenderà all'infinito. Ma esiste dei casi in cui, pur sommando all'infinito, io non ottengo infinito, come verrebbe da pensare, ma ottengo dei numeri finiti, ovvero ottengo per esempio 1, 2, 3. Questo tipo di somme sono le serie convergenti. Il matematico Euler si è dedicato ad una particolare serie, ovvero quella in cui sommiamo 1 fratto 1 al quadrato, più 1 fratto 2 al quadrato, più 1 fratto 3 al quadrato e così via. Ha notato che questa serie converge e ha notato che non solo converge quando c'è il quadrato al denominatore, ma anche se c'è alla terza, alla quarta, qualsiasi potenza. Così cosa ha fatto Euler? Ha preso tutti questi casi, li ha riuniti insieme e ha costruito una funzione che si chiama zeta, la zeta di Euler in questo caso. Euler però fa una considerazione. L'esponente al denominatore deve essere maggiore di 1, altrimenti la serie diverge, quindi va all'infinito e non è più interessante matematicamente. Quello che ha notato è che questa zeta può essere espressa sì come la somma dei reciproci di potenze, ma può essere anche espressa in termini di
di numeri primi. C'è quindi una connessione tra questa Z e i numeri primi. E Riemann quando interviene in questa cosa? La Z di Euler abbiamo detto che vale per quando l'esponente è maggiore di 1. Riemann prende la Z di Euler e costruisce un'altra Z. Una Z molto più potente di quella di Euler. Perché? Perché riesce a estendere il cosiddetto dominio della Z di Euler, ovvero Euler prendeva in considerazione solo le potenze maggiori di 1. Riemann prende tutti i numeri possibili, tutti i numeri che ci vengono in mente, minori di 1, ed è qui che avviene l'ipotesi di Riemann. La funzione Z, che in questo caso chiameremo Z di Riemann, ha una particolarità. Ogni tanto si azzera. Che cosa significa? Ha degli zeri. Ma graficamente che cosa significa? Significa che tocca l'asse delle x. E ha notato che questi zeri sono particolari. Non consideriamo la parte di Z di Euler, ovvero quella per cui l'esponente è maggiore di 1. Consideriamo un altro pezzo della nostra Z. Ha notato che ci sono due tipi di zeri. Gli zeri banali, e questi zeri sono facili da trovare. Sono tutti gli zeri che si trovano nella zona dei numeri negativi, quindi meno 2, meno 4, meno 6 e così via. Questa funzione si azzerava anche in altri punti, in zero non banali. E prima di scoprire dove si trovano questi zeri non banali, dobbiamo fare un piccolo excursus matematico sui numeri complessi. Quelli che noi consideriamo tutti i giorni, 1, 2, 3, 4, 4 terzi, tutti questi numeri qui, sono numeri reali. Ma non esistono solo i numeri reali. Matematicamente esistono anche i numeri immaginari. Che cosa sono i numeri immaginari? Sono i numeri che sono accompagnati dalla i, che è l'unità immaginaria. Ma cos'è l'unità immaginaria? È la radice quadrata di meno 1. Noi sappiamo che la radice quadrata di un numero negativo non la possiamo fare nei numeri reali. Ma nei numeri immaginari ci è concessa. E l'unità immaginaria è proprio la radice quadrata di meno 1. Quindi abbiamo dei numeri reali e i numeri immaginari. Se uniamo parte reale e parte immaginaria, otteniamo i numeri complessi. Ed è qui che avviene la magia. Ovvero, Riemann dice che tutti gli zero non banali si trovano su una retta. Questa retta è la retta in cui la parte reale è un mezzo. Tutti i zero non banali si trovano su questa retta, quindi hanno una parte immaginaria diversa, ma la parte reale è sempre un mezzo. Tutti gli zero non banali si trovano su questa retta. Questa è una sua intuizione, che lui dice di aver dimostrato, ma in realtà non è mai riuscito a dimostrarlo a nessuno. Però potrebbe essere vera. A breve arriveremo al titolo dell'ansa. Abbiamo detto che la funzione di Euler era collegata ai numeri primi. Anche la Z di Riemann è collegata ai numeri primi. Riemann che cosa fece? Prese la sua funzione e vide se assomigliava in qualche modo all'andamento dei numeri primi fatto da Gauss in precedenza, con alcuni aggiusti matematici. Ed effettivamente è così. Ha lo stesso andamento della funzione dei numeri primi fatta da Gauss, quella di cui abbiamo parlato prima. Quindi, se noi riuscissimo a dimostrare che la Z di Riemann ha gli zero non banali in quei punti, come dice Riemann, allora riusciremo a dimostrare come sono distribuiti i numeri primi nel nostro universo. Certo, non riusciremo ancora a prevedere il prossimo, ma sappiamo come sono distribuiti. Quindi sappiamo più o meno l'andamento dei numeri primi. E questa cosa sarebbe importantissima per molti campi della matematica. Dimostrare la non veridicità del teorema di Riemann sarebbe molto semplice. Prendere un numero primo e vedere se effettivamente non si trova sulla Z di Riemann, perché gli zero non banali sono collegati ai numeri primi. Abbiamo trovato tantissimi numeri primi nel corso dei secoli grazie all'avanzare della tecnologia, e nessuno dei numeri primi che abbiamo trovato non si trova sulla retta espressa da Riemann. Ma non ci basta questo per dimostrare che è vera? No, non ci basta, perché dovremmo trovare tutti i numeri primi, e sono infiniti, quindi non possiamo, per dimostrare che tutti appartengono a quella retta. Ma allora perché l'ANSA ha titolato così? L'approccio che hanno utilizzato i due fisici, perché in realtà questo è uno studio fisico, non matematico, è stato un approccio in cui loro hanno fatto proprio questo, hanno preso i numeri primi e hanno visto dove si trovano, su questa retta. Cosa hanno fatto i due fisici
nel loro studio. Hanno preso un insieme di dati, quindi un insieme di numeri primi molto ampio, e hanno usato un approccio basato sulla fisica statistica, sulle leggi delle probabilità e sulle leggi del moto browniano. Questo non può dirci che noi abbiamo dimostrato, perché la dimostrazione richiede una serie di passaggi rigorosi. Questo è forza bruta. E infatti i due autori dello studio non hanno detto abbiamo dimostrato l'ipotesi di Riemann. Quello che hanno concluso i due fisici all'interno del loro studio è che la congettura di Riemann è estremamente probabile, ma non è dimostrata. Quindi purtroppo non abbiamo dimostrato ancora l'ipotesi di Riemann, e domani potremmo trovare anche un numero primo che si trova al di fuori di quella retta, e quindi farebbe crollare tutto. Bene, questo era tutto per oggi, noi ci vediamo al prossimo video.